Ragazzi, è tutto vero. Siamo qui. Welcome back. Bentornati. Io sono Michele. Quanto tempo è che non... Io sono Michele. E siamo in SNM 4.0. Si riprende. Tutti i loose ends, tutto quello che è rimasto in sospeso, tutto ciò che è rimasto soffocato, annegato, riparte meglio di prima, più di prima, con lo stesso cuore. Forse anche un po' più di quello. So che sembrerà imbarazzante vedermi così emozionato, ma per me sono anni, ok, di tribolazione, anni di sfide, muri in faccia e strategie anche di vita, decisioni e ostacoli che mi hanno portato a sentirmi appeso, e ora sono qui a far funzionare tutto e a darvi e a darci e a darmi la soddisfazione e la bellezza di questo, che per ora è un gameplay, ma è l'ingranaggio che ritorna a girare, è il marchingegno che si muove. Bentornati. Io ho avuto più di 100 giga su PlayStation bloccati perché ho rigiocato con enorme soddisfazione, tanto che in realtà mi manca, paradossalmente. Il gameplay, la storia un po' meno. Il mondo di gioco, molto, ma la storia un po' meno. Ne riparleremo sicuramente in futuro, quando si avvicinerà DS2, perché ormai siamo oltre l'annuncio del sequel, che, tra l'altro, più volte avevo dato, non dico per scontato, ma... sì, l'avevo dato per scontato. Perché era evidente quanto appeso fosse il mondo narrativo e il progetto di Death Stranding. Era necessario muoversi oltre, e infatti CVD, con un po' di soddisfazione professionale ma soprattutto con un cuore pieno di gioia, abbiamo effettivamente quella direzione presa, e piuttosto bene a livello estetico narrativo. Bisogna vedere tutto il resto come si interfaccerà. Non di meno, è da quando ho finito su console, dopo averlo poi appunto rigiocato felicemente su PC, che tengo questo salvataggio, questa installazione presa sull'hard disk, sull'SSD, perché non ho più loggato e non so cosa succederà. Ogni mio marchingegno, oddio, ogni mia macchina, ogni mia costruzione, ogni mio strumento, ogni mia interazione sarà tutto morto, il che è un gran peccato, perché una delle principali lacune che ho sempre ritenuto essere una perdita, una chance buttata via di struttura di gameplay di Death Stranding, erano i robottini, quelli che ti mandano in automazione alcune consegne con risultati catastrofici e mediocri, che non offrono nulla al gameplay loop, niente, sono uno spreco di codice una volta che impari a giocare, ed è un gran peccato perché sarebbero stati perfetti per essere appunto degli automi, dei droni per riparare i tuoi lavori, il tuo level design. Niente da fare. Forse in futuro. Non è stato neanche aggiunto nella Director's Cut questo tipo di feature, quindi meh, peccato. Ma, ragazzi, io non so niente della Director's Cut. Mi sono tenuto blind come lo ero in Undertale dopo 3 anni della release. Sono completamente alla cieca, so che c'è un po' di contenuto di storia in più, so che c'è un poligono di tiro e so che ci sono le corse. I trailer, fondamentalmente, nient'altro. La cosa divertente è che in questa sorta di Anima della Scoperta 6+, io non ho nessuna memoria dei tasti. Ed è la prima volta che lo giocherò su PlayStation 5 dopo la 4, quindi immagino che ci sarà anche un po' di feedback aptico. Ho voglia anche di disinstallarlo, perché ho sia la normale che la director. Io voglio prima far partire la normale, perché non so se bisogna trasferire i file, non so niente, non mi sono informato. È un'anima della scoperta, anche nelle sue ruvidità, anche nelle sue, diciamo, prolissità. E quindi, 3, 2, 1... benvenuti in SNM 4.0. Oh no, ci penso io. Che nostalgia. Ok. Aggiunta del sistema di conversione dei dati di salvataggio. Però questo è per il cross-gen. D'accordo. Quindi nulla che riguardi la Director's Cut.
Guardate quante patch abbiamo avuto da quando è finita l'anima della scoperta. E devo scaricare il salvataggio sulla console. Facciamolo. 25 novembre 2019. Nove dicembre. Questo è il più recente. Quanti like? Il motivo per il quale ho mantenuto il salvataggio ancora in tonso senza mai ricaricarlo è perché ci sono i server. Quindi scoprirò quanti like ho ricevuto per le cose che ho fatto online, per la community dei giocatori, in questo caso purtroppo solo Sony PlayStation, ma... Carica partita. 9 settembre, 131 ore di gioco. Andiamo! Sono stupidamente emozionato. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok, le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Usiamo il pavimento per leggere meglio. No, non fermarti. C'è l'update dei like in teoria, delle costruzioni. Dovrebbe esserci. Ogni volta che riloggavo c'era un sacco di roba a schermo. No? Oh sì, alla grande. Come 244 like? Eccoli, eccoli! 87.000! Ah! Guardate! 999 giocatori! Forse è il cap! Forse è il cap! Ho raggiunto... Non è possibile che siano 999 e non 1000. Non è possibile che ci sia questa coincidenza. Ah! È arrivato! Ok. Ma ormai non ci sarà più nulla, io non ricordo neanche i tasti. Eccolo il feedback aptico. Però non ci sono i passi. Forza, non mollare. Non ci sono i passi. Dovete imparare da Asobo. Ok, che sarebbe durata 20 minuti la batteria del DualSense, ma. Allora. Allora. Oh sì, l'HUD. L'HUD di Death Stranding. Ordini tutti disattivati. Io comunque ho fatto un completismo quasi 100%, nonostante in realtà su console non esistesse la difficoltà Legend of Legends of Legends, ok? Qui ci sono dei punti esclamativi da svuotare. Oh ragazzi, tornare in questo salvataggio è impressionante dopo anni. È dal 2019 che non apro questo software. L'ho rigiocato su PC. Vorrei rigiocarlo su PC, tanto mi piace il gameplay. Ma probabilmente il motivo per il quale mi piace così tanto il gameplay di Death Stranding non è soltanto la sua unicità, è il fatto che mi piacciono i giochi di corsa, mi piace il micromanagement. Quindi il miglior modo e l'efficienza di fare qualcosa, specialmente quando unisce diverse categorie, come appunto strategia di costruzione di un setup per muoversi, utilizzo di quel setup, curve strette e diciamo percorso in linea d'aria migliore possibile. È una combinazione di cose che andrebbe anche risfruttato parecchio all'interno di ciò che è creare, non dico un sottogenere, ma una modalità di gameplay. Poi in realtà, noi qua. Ok.
Siri, ti prego, non c'è motivo. Va bene che siamo in questo mood molto particolare a livello di tecnologia e fantapolitica, però questa è l'unica cosa di completismo che quasi mi rifiutai di fare in autonomia utilizzando guide o esplorazione minuziosa di un mondo di gioco così vasto, perché i collezionabili sono da sempre un mio punto debole, escluso il funzionamento molto acuto dei Korogu, per esempio, di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ove sono talmente tanti e te ne serve la metà per il completismo assoluto, no? Questa è una cosa che ho sempre apprezzato come idea di semplificazione ed edulcorazione di qualcosa che altrimenti diventa morboso, stancante, quasi un compito per casa. Il fatto è che qui le oggettistiche che trovi nei chip sono interessanti a livello di folklore e approfondimento, però ehi, si fa, lo faccio. Le serie devono finire con il platino, però, o con il 1000%, insomma, o con il millesimo punteggio dal millaggio Microsoft, però Switch ancora non aveva. Chissà perché non ci hanno pensato. È una scelta ponderata sicuramente, però da loro forma mentis. Ne riparleremo sicuramente non in un gameplay di Death Stranding. E a questo punto... Ho ancora mie costruzioni? Non credo ci sia più niente di in piedi di mio, no? Il carico è, bene o male, solo tecnologia con me. Oh. Dopo anni... Ci sono ancora mie strutture? Non si sono degradate completamente? Davvero? Me lo ricordo infatti che avevo fatto il setup lì! Potremmo tornare indietro. Questa è mia, no? Avevo completamente distrutto il setup di incubo che era. Eh sì. Oh, guardate. Ah, questo si poteva saltare, però. Nella patch successiva alla mia blind run hanno permesso di saltare questa animazione, che infatti non è mai stata un caricamento. Però è messa male. Menu strutture. No? Devo tenere premuto? Sì. Ripara. Ci picchia. Come nuova. Però, in effetti, a noi interessa poco. Perché io devo andare nella struttura a vedere se ci sono opzioni di recupero salvataggi, consegna salvataggi, o se la Director's Cut è banalmente solo compatibile, come ormai presumo sia, e via. Io avevo paura di entrare nella Director's Cut prima dell'originale per il semplice fatto che magari non mi avrebbe permesso di vedere i vari update ai like, alle costruzioni, a tutto. Solo che non mi spiego... Come mai all'interno della partita io abbia ancora costruzioni mie? Pensavo che avrei perso tutto. Forse non si arriva davvero alla distruzione. Che tra l'altro era una delle cose che più mi preoccupava. Accetta ordini. Standard. Non vedo nulla di particolarmente nuovo. Cioè, perché comunque non era Director's Cut, quindi non ci possono essere cose nuove. Ha senso. Ok, e vediamo un po' se... Sistema. Esporta... No, questo è... No, è già la versione PlayStation 5. Ok, allora a questo punto io...
salvo la partita e cambio software. Ho avuto la mia... Ok. Andiamo. Pronto a disinstallare, tra le altre cose. Ok. Ok. Prima volta che faccio partire il Director's Cut. Ok. Va bene. Finalmente. Ecco che... Già si vede che le cose sono cambiate negli anni, eh? I nuovi salvataggi che verranno creati saranno in un formato differente e non potranno essere caricati da versioni precedenti del software. Beh, che è abbastanza un classico. Carica gioco. Ah, si fa da... Ah, guardate, carica gioco da PlayStation 4 o 5. Perfetto. Va in automatico. Ah, ma perché è un altro gioco e mi sta... No. Non ne sta lanciando altri. Non sta facendo... Nuovo contenuto... aggiuntivo rilevato. Guanti morsa. È possibile fabbricare ogni oggetto aggiuntivo quando viene messa a disposizione la versione base. Guanti morsa, oro e argento. Tuta squadra consegne speciali. Toppa. Odradek. Kojima Productions. Vabbè, io, avendo fatto completismo, chissà quanto... Cioè, io ho fatto pressappoco tutti gli ordini del gioco. Ogni cosa è stata completata. Per questo è bello fare l'anima della scoperta 6 Plus, no? Perché le cose si sono fatte in un certo modo, e quindi... Ah, colore capsula BB. Quindi questa è tutta roba di flavor estetica. Avvio scansione. Adesso puoi visitare il poligono di tiro dai terminali delle consegne che consentono l'accesso alla stanza privata. Nuovi elementi dell'attrezzatura fabbricabili 27. Adesso puoi usare il CCP di livello 2 per costruire catapulte. Nuove modifiche per lo zaino aggiunte 57? Ah, interviste. Sam, detesto dirtelo, ma ho una richiesta prioritaria. Scusa? Nonostante non riguardi le operazioni di espansione della rete, si tratta di un problema impellente. Puoi accettare l'ordine al terminale del centro logistico occidentale di Capital Knot. Rimandiamo i dettagli ad allora. Non rimandare, Sam. Questo è importante. Eccoci, 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 posta. Oh, il frame rate. Nuovi ordini per Sam presso altre strutture. Standard nuovi 13. Ragazzi, guardate il frame rate. Finalmente. A 60. Se non vedete la differenza dal precedente momento dell'episodio, ragazzi, c'è un problema. E quindi? Adesso devo... Ok, mi ha caricato il fatto che ho già il... Legend of Legends. Andiamo a... Ho configurato il tuo CCP per costruire le catapulte. Come potrai senz'altro immaginare, la catapulta può essere utilizzata per lanciare in aria i carichi. Così eviterai di portare carichi pesanti per lunghe tratte e la schiena ti ringrazierà. Ovviamente, ciò che sale, prima o poi dovrà anche scendere. E non sarà un atterraggio morbido. A meno che non ti ricordi di aprire il paracadute, naturalmente. Le catapulte permettono di lanciare molto lontano le capsule di carico. Ogni capsula è dotata di paracadute che si può aprire premendo quadrato prima dell'impatto col suolo. Quando è aperto, è possibile controllarne la caduta, diciamo. Una capsula, se controllata opportunamente, può diventare anche un'arma.
I guanti morsa ci sono sempre stati, semplicemente ora sono colorati, se vuoi. Ragazzi, dobbiamo banalmente... Dobbiamo banalmente andare a un centro principale. Questi sono quelli nuovi. Sono flevo, cioè ci hanno dato tutto quello che poteva essere pre-order bonuses, eccetera. Abbiamo ottenuto le decorazioni, diciamo, pacchiane, d'accordo? D'accordo, e fin lì. Fin lì ci sta, perché noi viviamo... Non abbiamo niente con noi. Vediamo un po'. Abbiamo guanti morsa, esoscheletro rapido, occhiali da sole, cappello, armonica, cappuccio di lontra, generatore olografico e cappello di Babbo Natale, perché abbiamo fatto completismo, ovviamente. E poi abbiamo triptobionti. Attenzione, abbiamo dei criptobionti leggendari? Questa non me la ricordavo. Ok. Beh. Andiamo. Era un po' di tempo che non facevo una certa cosa in montaggio. Una di quelle cose che hanno reso l'anima della scoperta 6 tra le mie preferite di sempre. Di sempre, ragazzi. Accedere alle graduatorie e confrontare la tua prestazione con quella di altri giocatori, accetta un ordine classificato, prova un'esercitazione al poligono di tiro quando sono disponibili questi eventi. La tua graduatoria finale sarà stilata alla fine dell'evento in base alla tua prestazione, riceverai banner e medaglie da sfoggiare sulla schermata Bridge League. Le strutture indicate con un triangolo rosso sono state gravemente danneggiate e non si possono utilizzare, quelle con il triangolo giallo possono mostrare segni di danneggiamento. Hanno letteralmente migliorato la quality of life del gioco, comunque questo è importante. Tardivamente, ma... Sick of losing my patience ahead of time, back in rhythm, barely conscious, oversensitized. Boss fight a punteggio arcade. Ok, d'accordo. Questa è una cosa importante. Creare un sistema arcade di tutto è un ottimo bonus che vorrei vedere immediatamente implementato nel sequel, qualora ci siano meccaniche del genere, ma credo che le consegne non saranno totalmente eliminate dall'esperienza, perché è parte integrante di quello che è comunque il design dell'opera. Esattamente come lo stealth in Metal Gear Solid, ma qui dovranno cambiare di più. Mentre lo stealth in Metal Gear è solo migliorativo di capitolo in capitolo o di cambio leggero di genere, qui bisogna andare un po' più sul crearci una struttura intorno per sorreggere la ludicità del tutto. Siamo. Ci siamo. Addio stazione. Canzone in diretta. Controllo in diretta. Siamo a casa. Una delle. Benvenuto, Sam Porter. Decontaminazione accettato. Sound design di questo videogioco è stellare. Allora,
cominciamo a vedere un po' la situazione. Dobbiamo adattarci, dobbiamo un secondo resettare la testa e vedere tutto. Quindi partiamo da stanza privata. Andiamo. Apprezziamo molto. E sono anni che non ti fai un riposino. Tutte le boss fight sconfitte. Trama avanzata. 15° capitolo. Ci siamo. Buongiorno, Sam. 3 lievo di sangue completato. Grazie della tua generosità. Sam, hai tanti messaggi non letti? Sì. Potresti perderti consigli utili o ricompense speciali. Sono venuto qua apposta. Perlomeno cerca di leggere i messaggi prioritari. Sono quelli segnati in giallo. È bello come stia guardando verso il cielo dicendo non ne posso più, non ne posso più. Tra l'altro la sponsorship con Monster è finita, quindi adesso non ci sono più quel genere di intrusioni pubblicitarie. Salto fragile. Usare il bagno, fare una doccia, lavandino, modellini. Incubi e ricordi. Negli incubi classificati dovrai riuscire a sconfiggere il boss subendo la minor quantità di danni rispetto ad altri giocatori. Al termine di ogni evento, a chi ha consegnato i migliori risultati verranno assegnate medaglie e banner speciali degli incubi. Se alla fine di un incubo si verifica una condizione di parità di danni tra più giocatori, si valuterà il tempo impiegato. Il sangue consumato dalle armi non verrà considerato ai fini del conteggio dei danni. Vanno eseguiti senza carico, ti dovrai procurare armi e attrezzature sul campo, carino. PSP, procurati sul posto. Il tuo carico attuale verrà messo da parte fino alla fine dell'incubo. Al termine di esso, il carico acquisito verrà perso. Vabbè, certamente, perché è un'istanza. Ok. Ok, ok. E sono... sono eventi, non puoi farli tutti quando vuoi. Non credo ci sia più competizione, in realtà. Le leaderboard saranno completamente piene di gente che ha fatto perfect run completamente rotte. Ispezione a tavolo. Time Porter. Criptobionti che grattano sul vetrino. Ok. E a questo punto voglio vedere lo zaino. Cosa ha da offrire lo zaino? Personalizza zaino. Ah no, ho sbagliato tasto. Sciocco me. Però abbiamo nuovi colori. Allora, tuta squadra, consegne speciali. Ora c'è anche il vero e proprio oro. Non c'è più il giallo mulo, che comunque mi compensava un po' la voglia di pacchianità. Quello originale invece è questo. No, no, io devo essere schifosamente pacchiano. Questi vanno benissimo così. Il cappello potremmo farlo argentato. È la cosa più volgare che si possa immaginare. Ma io mi chiedo, no? Posso gentilmente non avere punti esclamativi? Guarda quanta roba! Odio le notifiche di non letto e non visto quando sono così aggressive. Ok. Conferma. Lo zaino invece, che è gameplay, lo sapete che mi interessa molto di più. Dai, fammi andare sullo zaino. Dai, niente, eh. Piccola. No, zaino. Perché lo zaino mi interessa. È una delle componenti di gameplay che ho sempre più apprezzato in Death Stranding. Questa è ciccia buona. Che cosa mi hai aggiunto? Scusa?
La sua capacità è rimasta inalterata, ma è riprogettata in modo da occupare meno spazio. Ma seriamente? Occupa leggermente meno spazio, è vero. Stabilizzatore di livello 2? Una versione migliorata dello stabilizzatore di livello 1, un accessorio per lo zaino. Ah, sono semplicemente più piccole. No, lo stabilizzatore è una delle cose che apprezzo di meno, perché è fighissimo, ma arriva al punto da diminuire il gameplay. Ah, il livello 3, attenzione. Allora, questa versione corregge la velocità dell'utente anche durante le cadute, permettendo di ricadere da punti più elevati senza subire danni. Porca miseria, ma ti pareva che invece non aggiungeva una cosa che mi serviva? Contenitore per munizioni di livello 1. Ok, consente l'uso insieme ad altri accessori senza ridurre la capacità di munizioni. Quindi praticamente hanno voluto permettere ai giocatori di mettere più strumenti senza subire una diminuzione delle possibilità di gioco. E poi abbiamo le toppe. Toppe, ecco perché erano 57, giustamente, tutta estetica. Per fortuna non solo. E dove vanno messe queste toppe? Sicuramente non occupano spazio. Fin lì penso che siamo d'accordo, non l'avrebbero mai fatto di design. Salvo challenge, ma non credo sia proprio il caso. Io sono B-positivo, mi sembra com'è. Ma invece mi sa che occupa spazio. Ah, ho capito perché! Perché c'è sempre poi la... Ho capito. No, in realtà la migliore è sempre la bibita. Il copri zaino è rimasto qua. Però noi adesso togliamo tutto. E facciamo un po' di cose. Perché dobbiamo fare quel che la Director's Cut ci chiederà di fare. Io sono curiosissimo, ma non di meno anche ansioso di fare bene. Quindi, batteria extra di livello 3. Non è per niente... Vediamo un po'. Non è per niente piccola come uno avrebbe voluto in un New Game Plus, eh? Però vediamo un po'. Mettiamo la batteria di livello 4, perché la batteria per me è una delle cose più fondamentali in assoluto. Il contenitore di munizioni è aggressivissimo. Che alla fine la batteria di livello 3 occupa tutto. A livello estetico è anche meglio, secondo me. Ma... Mentre il contenitore di munizioni occupa tutto questo. Sì, ok. Mentre quello di livello 2... Ragazzi. Ragazzi. Ma chi vuoi prendere in giro? Hanno diminuito le dimensioni per mettere le toppe. Non per cambiare la strategia, è per le toppe. Bestie! È solo per le toppe! Va bene. È solo per le toppe, cioè non posso neanche mettere batteria qua, guardate. Mannaggia a voi. E allora la batteria è più... La batteria continua a essere... Non è che ero nell'endgame perché sono scemo, cazzo. Eccoci. È nulla. Siamo tornati a casa. Va bene. A questo punto... Io non le voglio mettere le toppe, mi fanno schifi. Oh! Ok, questa la metto. Ok, ok, no, ok. Possono essere carine. Possono essere carine. Possiamo farci qualcosa. Ah, ma perché ne puoi mettere molte più di quanto pensassi. Non è sui singoli... Io voglio che ci siano cose neutrali. Ah, ok, ok.
Ok, allora si può fare, si può. Non voglio affiliarmi a niente. Higgs. Questa è Amodi Ludens, gruppo sanguigno. Ce ne manca una. Citiamo Metal Gear. Perfetto. Ok. A posto. Sì. Fai quello che devi. Sono pronto a tutto. Anche se questa cosa era possibile un tempo? Utilizzare il materiale chirale per avere i materiali di qualunque altro tipo? Davvero? Non lo so mica. Siamo sicuri? Bisogna fare i compiti per casa adesso. Attiva terminale. È comunque Death Stranding. Prima di fare le cose eccitanti bisogna fare anche burocrazia. Interviste. Eccoci nei menu che non ti fanno vedere in anticipo adeguato quelle non lette. CA gigante. 2 anni fa. La seguente valutazione si basa completamente su testimonianze dirette. Si precisa che nessuna di queste affermazioni è stata verificata in modo indipendente. Esistono diversi tipi di CA e diversi sono i modi in cui essi interagiscono con gli esseri viventi. Alcune vanno alla ricerca di esseri umani, mentre altre cercano di attirarci verso di loro. Altre, ancora, sono in grado di divorare la loro preda, generando una voragine. I ruoli e i comportamenti delle CA, tuttavia, non sono gli unici elementi che le rendono diverse le une dalle altre. Anche la loro fisiologia è diversa. Possiamo inoltre contare su prove aneddotiche per dimostrare l'esistenza di CA veramente enormi. Curiosamente, però, queste non presentano nessun cordone ombelicale. Le CA giganti sono formate dai Ka consolidati di vari individui deceduti. Di conseguenza, la connessione tra ogni individuo e la propria spiaggia viene perduta, ed è per questo che la CA che ne risulta non manifesta un cordone. In ogni caso, tutto questo non è che una speculazione teorica. Purtroppo dubito che saremo in grado di apprendere altro riguardo a questa entità finché non si attiverà la rete chirale. Il giorno in cui questo avverrà non arriverà mai troppo presto. Sebbene le testimonianze dirette ci abbiano condotto ad identificare diversi tipi di CA, il nostro principale interesse ricade su quelle entità che potrebbero essere tutt'altro che esse. I soggetti in questione ricordano in qualche modo le meduse e sono visibili anche a chi non risulta affetto dalle Dooms. Non sono molte le informazioni in nostro possesso sulla loro fisiologia e sul loro comportamento. Sappiamo però che, una volta rilevata la presenza di un umano, sferrano il loro attacco avvicinandosi rapidamente all'obiettivo prima di esplodere. Le conosciamo, sono quelle di fine gioco. Tutto ciò è quantomeno inquietante, soprattutto se si considera che risultano insensibili a piccole armi da fuoco. L'unica consolazione è che sembra non siano capaci di generare voragini. La nostra ipotesi è il momento che si tratti di una sottospecie di CA che non si genera come risultato della morte di esseri umani. Oltre a questo rimangono un completo mistero. Forse quando il riemerso Sam Porter deciderà di unirsi alla Bridges potremo provare a sviluppare un modo di affrontare questa nuova minaccia. Nel frattempo non possiamo fare altro che studiare e formulare ipotesi. Ma hanno cercato di fare una sorta di approfondimento di alcune cose che secondo loro non erano presenti all'interno del gioco base, perché queste sono state sbloccate dalla Director's Cut. Non ha niente a che fare con. Posta, eccoci qua. Eccoci qua. Anche le CA hanno dei punti deboli. Prima vediamo le cose secondarie. 5 stelle, ovviamente. Ciao Sam. Lo so che al di fuori, che là fuori te la cavi alla grande anche senza nessun aiuto, ma questa la devi sentire, fidati. Ti ricordi quella enorme CA che hai affrontato a Port Knot City? Quella con una specie di maschera dorata. Credo che quella maschera ti indicasse esattamente il suo punto debole. È strano, lo so, ma è vero. Sai, quando ho saputo che una CIA aveva fatto fuori Igor, ho cominciato a fare delle indagini. Sì, insomma, non avevo intenzione di perdonare e dimenticare, chiaro? Comunque, andiamo al sodo. Qua, grandi quantità di chiralium concentrato assumono un colore dorato. In altre parole, se vedi un bagliore dorato, significa che nelle vicinanze si trova una potente fonte energetica, e posti del genere devono essere vulnerabili agli attacchi, no? Classica cosa di gaming. E non solo. Magari si illuminano come un albero di Natale con un paio di proiettili. Insomma, io credo che succeda la stessa cosa con quella CA. Colpiscila dritto in faccia e vedrai che bei fuochi artificiali, te l'assicuro. Ma sì, dai, cioè, non è mica fantascienza, spara in bocca e c'è sempre la possibilità di colpire qualche organo interno. Questo sì che fa male. Quindi, per farla breve, concentra tutta la tua potenza di fuoco su quella maschera dorata. Conto su di te, Sam. Vai a prendere quella stronza per me. Bene.
Alter Igor. Alter l'artigiano. Come ti vanno le cose, Sam? L'hai raggiunta la costa? Non ti deve mancare molto ormai. Sarai contento di sapere che i corrieri locali fanno del loro meglio in tua assenza e quelle granate ematiche che hai portato fanno davvero la differenza. A proposito di sangue, abbiamo ricevuto un resoconto secondo cui il tuo sangue non avrebbe nessun effetto su alcune delle CA che sono là fuori. A quanto pare, quelle in questione sono diventate brillanti e rosse e il povero corriere che le ha incontrate è riuscito a malapena a scappare. Aveva portato con sé diverse granate ematiche, ma sembra che non abbiano funzionato. Come puoi immaginare, questo è uno sviluppo che desta molte preoccupazioni. Voglio dire, il tuo sangue era l'unica arma contro quelle cose in nostro possesso. E ora che facciamo? Certo, saranno sicuramente vulnerabili in qualche modo, ma quanti di noi dovranno morire per trovare il loro punto debole? Io comunque ti ho avvertito, Sam. Stai attento là fuori, ok? E ora, gameplay. Sfreccia nel circuito dei tuoi sogni. Ciao, Sam. Come stanno andando le consegne? Senti, ho una cosa importante da dirti e ti assicuro che non è tempo perso, te lo giuro. Quando sono arrivato al centro logistico, sento parlare di continuo di un circuito da sogno. A quanto pare, originariamente il progetto prevedeva di costruirlo vicino a dove stanno i cronocontadini. Hai presente dove? Sì, certo. Sud-est. O sud-ovest. Sud-ovest. Il progetto prevedeva di costruirlo vicino a loro. Pare che l'idea l'abbia avuta per prima il fondatore della Fragile Express. Ciao! A quanto pare, il padre di Fragile era appassionato di corse automobilistiche. Chi l'avrebbe mai detto? Bene, l'idea era che il circuito avrebbe attirato gente da ogni dove. Lake Knot, South Knot, sarebbero arrivati senz'altro anche dai prepper locali. Sarebbe stato un evento unico. Al solo pensiero mi viene la pelle d'oca, non so se mi spiego. Pare che all'inizio avessero fatto dei progressi notevoli, lavoravano tutti insieme e sono riusciti a installare il terminale del circuito in tempi record. Ovviamente poi devono essere comparsi i maledetti terroristi e hanno rovinato tutto. E il circuito che tutti sognavano non si è mai trasformato in realtà. Ma le cose possono cambiare, perché siamo riusciti a impossessarci dei progetti originali. Non solo, a quanto pare è ancora utilizzabile. Proprio così. Basta donare i materiali necessari come per qualsiasi altra struttura e il circuito da sogno diverrà realtà. Mamma mia, quanto vorrei essere il primo a scendere in pista. Ma qui hanno bisogno di me, quindi non se ne parla. Però, se c'è qualcuno che mi piacerebbe vedere in pista al posto mio, quello sei tu. Il grande messo in persona. E non dovresti neanche andartene in giro con quei tuoi autocarri. No. Pare che una cosetta che si chiama Roadster sarà disponibile per la fabbricazione se i tuoi risultati saranno abbastanza buoni. Ma restiamo con i risultati coi piedi per terra. La prima cosa che devi fare è trovare il terminale del circuito vicino a dove abitano i cronocontadini e donare i materiali necessari. Buona fortuna, Sam. Il resto, io resto in trepida attesa di vederti sfrecciare verso il tramonto e un nuovo, luminoso futuro. Ma sentite. No, leggiamo tutto subito. Perché c'è il simbolo di Half-Life? È un'altra... Questa non è la trama nuova? Ma quanto lavori, Sam? Il tuo livello corriere tra poco arriverà alle stelle se continui così. Io però mi chiedo se il tuo BB stia bene. Anche se tu ti senti in forma, non sarebbe una cattiva idea far riposare quell'esserino ogni tanto? Non lo so. Mi viene da immedesimarmi in lui. Forse perché anch'io potevo esserlo se il mio cognome cominciasse con la B? Oh, Gesù Santo. Non so se capisci cosa voglio dire. Insomma, dirigiti in una di quelle strutture sotterranee e fatti un riposino. Questo è il mio consiglio. Il tuo BB ti ringrazierà. Ci vediamo, Sam. Ok. Ordine di prova. Vorrei che tu cercassi un carico smarrito. Te la stai cavando molto bene, Sam Bridges. Beh, in realtà, che cosa ci si può aspettare dal gran messo? Già, ne ho sentite di storie. Pare che tu sia un grande fan di Half-Life. Un tempo eravamo uniti, ma ora siamo tutti sparpagliati di qua e di là. Ma è proprio questo... Per questo che dobbiamo continuare a lavorare, giusto? Hai presente il fiume a nord del centro logistico situato a ovest di Capital Knot City? Segui il suo corso a nord-est del centro e dovresti trovare quello che cerchi. Si tratta di un cubo, quindi dovresti individuarlo senza problemi. Credo che tu non ne abbia mai visto niente del genere, per cui non mi stupirei se tu fossi sospettoso. Ma ti assicuro che non è pericoloso. Questo l'avevamo fatto su PC, probabilmente è parte di un aggiornamento successivo. Ok, io comunque, non mi ricordandomi se ci sono dei codex, faccio una fotina. Ciao Sam, come ti vanno le cose? Avrei un favore da chiederti. Se ti avanzasse del tempo, uno dei corrieri con cui collaboriamo ha notato qualcosa di strano al lago craterico vicino a South Knot City. Sostiene di aver trovato un chip di qualche tipo. Hai presente? Quelli per l'archiviazione dei dati. Aveva anche un'incisione a forma di V. Non so tu, ma noi non avevamo mai sentito parlare di una cosa del genere. Credo che sia... V?
Phantom Pain? No, non può essere. Il Corriere ha provato a portarlo qui per farlo analizzare, ma i muli l'hanno attaccato. È riuscito a scappare, però l'hanno conciato male e nello scontro ha perso il chip. Non sarà in grado di lavorare per un bel pezzo, quindi non possiamo chiedergli di andare a recuperarlo. Ed è qui che entri in gioco tu, Sam. Non è una faccenda urgente, ma se potessi occupartene, te ne sarei riconoscente. Raggiungi il centro logistico a sud di Lake Knot City. Ok, e devo per caso... Cosa abbiamo come lettore musicale? Apocalittica? Ok. Fragile. Bussola. Tieni premuto L1 per accedere alla bussola. Ah. Ok. Questa è bella. Più sono i cristalli chirali raccolti da Sam e maggiore sarà l'aiuto dato dalle loro proprietà di fluttuazione che ridurranno il peso di carico. Ma queste sono cose che non c'erano prima! Per ogni tot di cristalli chirali il peso di portare di Sam ti riduce di un chilo. Ma come? Non lo sapevo! Non c'era sta roba prima, non c'era assolutamente. Uso della mensa. Questa era la base del gioco. Queste c'erano, mi sembra. Ok, sono state aggiunte delle spiegazioni. Cariche nello zaino. Forse questa icona non c'era. Catapulte, ovviamente, sono nuove. Potenziare le strutture aumenta la durevolezza, era scontato, ma forse non era descritto. Il garage, abbiamo sempre saputo come funziona. Sì, si ricaricano le armi. Ok, questa ovviamente le graduatorie non c'erano. Calcolare il tempo percorso, il percorso migliore per fare più ordini. Vabbè, devi farlo tu però, che sia, cioè non deve essere in automatico, altrimenti è un dolore fantasma anche quello, cioè facci giocare. Capisco ottimizzare il peso in automatico, ma ok, comunque si è riposato il bambino. Devo controllarla? Mi sarà riconoscente, no? Dormi. Vabbè. È contenta, merita riposo. Fin qua siamo perfettamente d'accordo. Usciamo dalla stanza. E vediamo se ci sono ordini principali. Vediamo. Eccoci qua. Questa è roba nuova. Sì, questa è roba nuova. Questi ordini sono tutti stati fatti. Quindi quella è la trama, praticamente. C'è ancora novità nella stanza privata? Questo non c'era prima. Questo veicolo ha un vettore per il peso. Non vedo simboli di novità. Cosa vuoi da me? Noi siamo già messi molto bene in realtà, eh? Io sono più che contento così. Certo, possiamo farci delle dei guanti morsa d'oro. Perché stiamo fighi. La corazza è veramente innecessaria. Ma noi siamo perfettamente competenti così come siamo. Al massimo... facciamo esoscheletro multiterreno. Però quello, cioè, no, gli esoscheletri andrebbero fatti d'argento. Così la pacchianità assume un livello più eterogeneo, più eccentrico. Argento. Ma non vedo veramente, non c'è necessità. Comunque, vediamo un po', possiamo metterle le corazze, eh? Cioè, ce le facciamo due corazze. Facciamoci un setup completo di tutto.
Per quanto riguarda le armi, non credo sia necessario. Comunque, facciamoci un fucile d'assalto non letale. Di quelli cattivissimi di Higgs. E via. E poi, ovviamente, tre ruote vettore, perché è una figata che devo provare. Pronti. Conferma. Vai. Allora, vediamo un po'. Equipaggia. Non va portato sulla schiena. Va equipaggiato. A posto, esatto. Spalla destra. Spalla sinistra. Indossa maschera. Indossa guanti. Aggancia la tuta. Fianco sinistro. Appendi alla rastrelliera. E ci siamo. Al massimo dovrei costruirmi un'altra difesa. Però. Fabbrica attrezzatura. Ci facciamo un'altra corazza di livello. Faremo dorata questa. Così facciamo i fighetti. E sopra argento, sotto oro. Agganciare la tuta. Ecco qua. Secondo me siamo in una botte di ferro. Perfetto. Eccola qua. Tre ruote vettore. Ah, il garage online, ovviamente. E accettiamo gli ordini. Va bene, va portato. Non c'è problema. C'è il modo di farla difficile, non mi ricordo se... Fucile Maser consigliato, provviste. Dati della fabbrica abbandonata. Per poter avere informazioni sulla fabbrica abbandonata sul crinale vicino al centro logistico office di Cavillon City, devi recuperare un carico che si trova vicino al... Stai attento, pare che un gruppo di muli si sia accampato nella fabbrica. Va bene. Però qui non c'è la versione Legend of Legends. Io non ricordo neanche più i tasti. Vedi quel crinale a est del centro logistico? Bene, lassù c'è una vecchia fabbrica dismessa. Ok. Abbandonata, così credevamo. Finché non abbiamo visto i muli occupare le sue rovine. Dobbiamo sapere cosa hanno in mente, ma non sarà facile entrarci. Qualche giorno fa però li abbiamo visti mentre portavano fuori della merce, preparandola per il trasporto. Se potessimo analizzare quel carico, potremmo ottenere informazioni sui loro piani. E qui entri in gioco tu. Va bene. Il carico si trova presso l'ingresso della struttura. Non devi fare altro che prenderlo e portarlo al centro logistico. Come sempre, è preferibile mantenere un profilo basso, ma se ti scoprono, sarai costretto a combattere. Assicurati di essere pronto prima di partire. Lo sono. Prontissimo, vai. No, non serve più sta roba. Ti forniamo un fucile Maser. È nuovo. Quest'arma non letale a breve gittata stordisce i nemici con una potente scarica elettrica. Ricordati che ha bisogno di una batteria per funzionare. Ah, carino. Dovresti andare al poligono di tiro per prenderci un po' la mano. Usa il terminale per andare al poligono quando vuoi. No, la prossima volta. Per ora lo portiamo sulla schiena. E la scala non mi interessa. Grazie. Oh cielo, potrebbe... No, ma nell'endgame, veramente? Vabbè, sentite. Per non saperne leggere né scrivere. Se me la danno. Che ricordi. Ordine assegnato. Eccoci qua. Dovresti riposare. Fai buon, dovresti riposare. Forza, non mollare.
Guarda che bello. Wow. Queste sono cose nuove. Sono quelle che ti lanciano facendoti fluttuare. Questa moto lentissima, tra l'altro. Bello il frame rate. Qui abbiamo le CIA, me lo ricordo molto bene, che con il veicolo erano abbastanza semplici da affrontare. E non c'era quella costruzione prima, infatti. Vediamo. In realtà non era necessario il veicolo nell'endgame, a pensarci bene. Guarda quelle belle teleferiche. Però mi mancava. Mi mancava. Ah, questa è la bussola. La conoscevamo già. Ah, ma è a tempo? Sì, ma non di corsa. Ok. Cos'è questo ponte energetico? Ma che figo! Ma sapete cosa dico? Che è molto dolce aver voluto provare il veicolo, ma a piedi facciamo molto prima. Una catapulta! Che figata! Giustamente in alto! Death Stranding ha un'anima speciale, accidente. Sbaglio o c'era il modo di... Sam, dovresti essere vicino al carico. E ha una caterva di muri, direi. Non farti notare, cerca di non fare rumore. Se sono a portata con il mio... Guarda, mi sono fatto vedere subito. Far filare tutto liscio. Mi sono fatto vedere subito. Lo stealth non è quello che volevo fare, onestamente. Niente pietre olografiche. Preferisco fare headshot. Preferisco di gran lunga. Se permettete, filerà tutto liscio tranquillamente anche così. Uè. Ho finito il gioco. Non devo neanche lanciarvi le scatole in faccia. Che bello che è da vedere, porca. Mi dispiace, ma io qua faccio un po' la bestia. Non mi interessate. Ah, mi ha tolto. Ok, non avevo ricordato minimamente che non si può sparare senza mirare. Se faccio R2, ah, la toglie. Perché così poi meno? Ah no, è letteralmente prendi l'arma in mano e... Ok. Level design. In realtà il problema di Death Stranding nel combat, che è la sua componente peggiore, nelle boss fight, in realtà contro i muli è divertente, è proprio che purtroppo a un certo punto il divertimento contro i muli cessa di esistere, perché tutte le figate che puoi fare, rubargli le cose, lanciargli gli oggetti, perde di valore. In quanto basta un headshot con una pallottola di gomma, come realistico che sia, specialmente con questa, con questi jowl, e finisce tutto. Guarda che figata, Poveri muli. A proposito, però, a me non serve consumare batterie con la maschera. Dov'è la maschera? Ah, ecco qua. Ok.
Guarda te. Si è... persino... dovresti avere più fiducia in te stesso. No, in realtà fai un ottimo lavoro, che stavo guardando come ormai ci sia una grotta naturale penetrata nella fabbrica. Ops. Quindi abbiamo l'oro, metalli, scala, che male non fa, sacca di sangue, male non fa, e diversi materiali. Che male non fanno di nuovo. Perfetto. A posto. Fatto, Sam. Sapevo che ce l'avresti fatta. Non c'erano dubbi. A quanto pare l'ingresso è chiuso. Non che stessimo già pensando di intrufolarci. È meglio non restare lì. Riporta quel carico al centro logistico. Quindi ci entreremo, eh? Posso dire che voglio provare assolutamente la catapulta? Anche a costo di spaccare tutto. Apri menu di carico. Metalli, metalli. Vediamo un po'. Ceramica, ceramica, scala. Tutto addosso. Cosa abbiamo là sopra? Cos'è? Ah, eh no, i dati della fabbrica andrebbero messi un po' più al sicuro, eh? Tipo la scala. I vecchi guanti. Ho un'altra maschera. Ah no, forse quando te la toglie, te la chiude. Non puoi tenerla in testa e abbassarla. Non ricordavo questo dettaglio. No, no, abbiamo fatto. Eccoci qua. Ma c'è una catapulta là sotto. Io ho intenzione di... stanno bene, stanno bene. Ecco qua, ho fatto anche un parcheggio perfetto. Adesso dobbiamo giocare. Spero che io non sbagli qualcosa di fondamentale. È il momento. Sì, sono pronto. Ok, non va oltre. Però dai, è divertente. Io lo voglio fare. Li mettiamo lì, guardate, su, in, un zona, in una zona sicura. Sparo. Fighissimo. Bel suono il post bruciatore. Figo. Scusa Sam, ti ho fatto scivolare in maniera proprio buffa, ma questa meccanica mi diverte un sacco. Andiamo. Niente teleferica, ragazzi. Va tutto bene, let's go! Davvero? Davvero? E allora? Non c'è fretta.
make the current flow. Pale yellow, as my heart races, I wanted you to know. I will rise again, so. Tra l'altro rimane a fluttuare. Via. È stato bello. Ormai giusto, è passato tanto tempo. Ciao Fer. Bello, ottimo finale tra l'altro. Nuovo ordine. Non ributtarmi fuori. Si collegano alle gambe per migliorare forza e movimenti. Sì. Con questo modello potrai portare carichi più pesanti e mantenere un migliore equilibrio. Sì, ma ragazzo, quando metti il turbo ti muoverai più rapidamente, ma consumerai anche più energia. Mi sa che ho di meglio, eh? Anche se questo modello di base non eccelle sotto nessun aspetto, è resistente e il consumo di batteria è relativamente basso. Sì, sì. È meglio che usare solo le gambe, in poche parole. Certo. Provalo pure. Nah. Endgame. Questo lo proveremo. Pale yellow. Aha.
prima che mi dimentichi, questo è per te. Ah, me ne da uno. Va bene. Se proprio devo. Ciao. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori. Pare che la fabbrica abbandonata fosse un tempo una struttura della Bridges. Per poter continuare a investigare è necessario che tu riesca a infiltrarti e recuperare altri carichi. Quindi, fetch questing! È il momento di teleferiche e armi da fuoco, allora, cattive. Va bene. Allora, vediamo un po'. Io direi che possiamo anche donare cose, perché... No, depositare... C'era il modo di depositare... Oddio, ecco, ricicla... Ecco qua. Ricicla. A posto. Dai, è forte. Grazie per il tuo contributo. E se vado a riposare adesso non è che il Blue mi dice qualcosa perché ho letto la lettera. No, era solo un consiglio per riposarsi. Bello l'SSD. Qua sì che funziona. Qua sì che si sente differenza. Va bene. Momento perfetto. Signori, è ricominciata l'anima della scoperta. Non credo durerà tantissimo questo Director's Cut come contenuto, ma... We are back. Grazie di cuore. E alla prossima.